ancora con quella telecamera, amore, non mi puoi riprendere oggi perché sto facendo una sorpresa per casa. Sto preparando un dolce perché dicono che non so fare niente e sono qui con il maestro Alessandro che mi fa fare un dolce meraviglioso, fantastico, sarò bravissima, vero maestro? Beh, senti, allora, sai cosa ti dico? Mi sono già stancata. Maestro, sai cosa faccio? Prendo questo, amore, lo incartiamo bene come fate voi e io me lo porto così e tu... E siamo qui all'antico forno con il maestro pasticcere Alessandro Pieretti. Alessandro, l'antico forno è una pasticceria artigianale, giusto? Certo, sicuramente come si può definire pasticceria, si pensa che ognuno inizia dalla materia prima come arance, cioè qui abbiamo selezionato delle arance per fare una confettura senza zuccheri aggiunti. Queste arance sappiamo anche la provenienza, sono arance di Sorrento, Napoli, fatte arrivare apposta per le nostre confetture, come ci teniamo a tutte le nostre materie prime, dove le conosciamo, sappiamo cosa usiamo per fare i nostri prodotti. Quindi Alessandro, possiamo dire che il prodotto di Antico Forno è bello, sì, ma anche tanto buono. Deve essere genuino, deve essere con le materie prime, deve essere così, deve essere naturale, senza conservanti, quindi c'è una produzione non industriale o semi industriale, c'è una produzione di piccola artigianale proprio da pasticceria, quindi sì. Da vera pasticceria. È questo, sì, da vera pasticceria. E voglio presentarvi oggi Giuseppe Bonaccorso. Giuseppe, possiamo dire che tu sei il papà, il creatore di Antico Forno? Sì, lo possiamo dire, perché oggi dal 2002, quando è nato Antico Forno, 2005 qui a Brusecana, la sede che ora è diventata quella storica, oggi abbiamo 6 Antico Forno in giro per la città, quindi posso dire di essere il papà di Antico Forno. Grandissimo. E quindi, nonostante questo periodo un po' difficile, tu hai sempre creduto e hai sempre avuto una visione ottimista di tutto. Sì, non mi sono mai fermato. Anche nel periodo della pandemia abbiamo continuato con i nostri progetti di espansione, ci abbiamo creduto, abbiamo aperto da 2 settimane nel quartiere Santa Rita, un quartiere storico di Padova, e il negozio ci sta già dando soddisfazioni, perché la gente ci conosce, viene volentieri, si sente a casa. L'Antico Forno è come stare a casa. Grazie. Allora io direi, Giuseppe, un brindisi a queste nuove aperture e per un futuro sereno e migliore per tutti. Grazie, grazie, grazie Giuseppe. Grazie, grazie, grazie. Livia!